Tutti conosciamo Pablo Picasso, fondatore del cubismo e uno dei più grandi artisti mai esistiti. Ma quello che non tutti conoscono è il suo lato oscuro. Una personalità sadica, narcisista, che ha rovinato molte vite. Causava a chi lo circondava sofferenze indicibili. Le sue donne, ma non solo, anche i suoi parenti, si ammalavano psicologicamente, cadevano in depressione e alcuni arrivavano a togliersi la vita. Continuare, voglio ringraziare Surfshark VPN per aver sponsorizzato questo video. Vi capita mai di parlare con un vostro amico di qualcosa e poi casualmente vi capitano un sacco di annunci su quel prodotto? Ti spiano! Ma usando Surfshark glielo impedirete. Surfshark vi protegge dai malintenzionati che prendono i vostri dati senza il vostro consenso. Se poi vi capita di usare un wifi pubblico, ve la straconsiglio per tenere i vostri dati al sicuro dagli hacker. In più potete usare Surfshark per vedere i contenuti che non sono disponibili sui canali streaming italiani. Se ad esempio qualcosa non è disponibile su Netflix o Disney Plus in Italia, puoi cambiare la tua geocalizzazione come se lo stessi guardando da un altro paese. Surfshark poi è l'unica VPN ad offrire un account da utilizzare su un numero illimitato di dispositivi. Quindi se volete sia protezione che libertà online, cliccate sul link in descrizione e utilizzate il codice VVEveryday per avere l'83% di sconto e 3 mesi gratuiti. E se il servizio non dovesse soddisfarti, puoi disdire entro 30 giorni e riavere i tuoi soldi indietro. Ma ora torniamo a Picasso. Pablo Picasso nacque in Spagna nel 1881 e la sua ossessione, oltre all'arte, erano le donne, che rappresentavano la fonte stessa della sua creatività. Le donne furono al centro della sua esistenza fin da piccolo, come la madre, che lui adorava e da cui prese il nome, o la zia Pepa e le sorelle, Lola e Conchita, che però morì a 9 anni. Aveva con sua madre un legame affettivo al limite dell'ossessione e solo con lei ebbe sempre un comportamento ineccepibile. A 13 anni ebbe le sue prime esperienze sessuali in un bordello, insieme al padre. E io spero che questo insieme si riferisca al solo fatto che il padre ce l'abbia accompagnato. A 85 anni, in una rara intervista, disse: "L'unica cosa che conta per me è l'amore". Sì, un amore tossico e malato. Diceva che per lui esistono solo due tipi di donne, le dee e gli zerbini. La sua prima vera passione fu per la modella Fernande Olivier. Era il 1904 ed entrambi avevano 23 anni. Fernande visse accanto a lui in povertà, aiutandolo a risorgere dalla malinconia del periodo blu. Nell'aprile del 1907, la donna adottò da un orfanotrofio del luogo una ragazza di 13 anni, Raymond. Il quadretto familiare però durò poco. Fernand riportò la ragazza in orfanotrofio quando scoprì che Picasso l'aveva ritratta in pose di nudo. La relazione tra Fernand e Picasso durò 7 anni e fu molto tempestosa. I due erano gelosi l'uno dell'altro e qualche volta le liti sfociavano in violenza. Lui era il più geloso, non voleva che lei posasse per altri. Arrivò a chiuderla in casa quando lui doveva allontanarsi per svolgere i propri affari e a nasconderle le scarpe per evitare che si allontanasse da casa senza il suo consenso. Lei non poteva neanche andare a fare la spesa. Fernande passò con lui 7 anni in miseria, prima che il pittore fosse scoperto e idolatrato dai galleristi. E il successo artistico di Picasso coincise con la perdita di interesse verso la donna. I due si separarono nel 1912 e Fernande morirà nel 1966, povera e sola. La donna per cui Picasso lasciò la modella era Marcel Humbert, che lui però ribattezzò Eva. E fu per lui la dea dell'amore. Le disse proprio: "Il mondo incomincia adesso e tu sei Eva". In molte sue opere scrive in francese: "Amo Eva, mia bella", ma fu una passione breve perché Marcel morì nel 1915 di tubercolosi. Nel 1917, durante un soggiorno a Roma, restò folgorato dalla ballerina russa Olga Koklova. Si sposarono l'anno dopo. Un matrimonio che però non riuscì a tenere a freno l'irruenza di Picasso, che sublimò il proprio istinto erotico
realizzando centinaia di disegni di donne lascive, circondate da simboli fallici o grottesche figurazioni di genitali femminili. Nel 1921 Olga gli diede un figlio, Paolo. Era il primo figlio di Picasso, che lui rappresentò in braccio alla madre in diverse sue opere. Sembra che da quel momento, però, Picasso cambiò completamente l'atteggiamento verso Olga, come se nella sua nuova veste di madre non lo attirasse più. Nel 1927, mentre passeggiava nei boulevards, l'artista ebbe una folgorazione. Era Marie-Thérèse Walter, una ragazza di 17 anni con gli occhi azzurri e i capelli biondi. Le disse: «Sono Picasso e vorrei farle un ritratto». La portò nel suo studio e probabilmente la relazione ebbe inizio quel giorno stesso. Ma Picasso questa volta si guardò bene dal vantarsi in giro, anche con i suoi fidati amici artisti, di tradire la moglie con una minorenne. La ragazza viveva con la madre e non aveva mai conosciuto suo padre. Forse fu questo che l'attirò verso quell'uomo molto più grande di lei. Marie-Thérèse restituì al pittore il vigore perduto e accettava di vivere nell'ombra, senza interferire nella vita privata dell'amante. Picasso così intraprese una vera e propria seconda vita, frequentando la famiglia di Marie-Thérèse proprio come se fossero fidanzati. Quando nel 28 affittò una casa in Bretagna per trascorrere le vacanze con la moglie e il figlio, sistemò l'amante nell'hotel vicino. Quando nel 1930 comprò un castello, ingannò sia la moglie che l'amante dicendo loro: «Sarà il nostro nido d'amore». Olga ci si recava durante i fine settimana con il bambino per poi tornare in città quando andava a scuola, mentre Marie-Thérèse arrivava lì per il weekend. Picasso tenne anche nascosti i ritratti dell'amante fino al 1932, quando li espose per la prima volta. Dopo 8 anni di relazione, Olga scoprì la doppia vita del marito e ne fu devastata. Scoprì anche che Marie aspettava un figlio da suo marito. Olga fuggì nel sud della Francia insieme al figlio e chiese il divorzio, pretendendo in tribunale la cosa più temuta da Picasso: la divisione del patrimonio. Sembra che Picasso soffrisse di peniafobia. In poche parole, era terrorizzato dalla povertà. Il matrimonio però era in comunione dei beni e la moglie fece mettere sigilli su proprietà, pennelli, colori e dipinti in lavorazione di Picasso. Il pittore affermò che Olga gli avesse fatto vivere il peggior periodo della sua vita, ma fu lei a morire sola 20 anni dopo, invece lui si consolò con un'altra conquista. Non si faceva poi ai problemi a rilasciare affermazioni come: «Ogni volta che cambio donna dovrei bruciare la precedente, così me ne sbarazzerei e non sarebbero tutte lì a complicarmi l'esistenza. Questo forse mi ridarebbe anche la giovinezza. Si uccide la donna e si cancella il passato che essa rappresenta». Nel 1935 Marie diede alla luce la piccola Maya. Ed ecco che l'anno seguente Picasso intraprende una nuova relazione parallela con Dora Maar, 29 anni. Il suo cognome si dovrebbe pronunciare semplicemente Ma, però siccome non sono sicura e si scrive Maar, io lo pronuncerò così, come è scritto, Maar. Dora era una fotografa affermata, le sue foto venivano pubblicate su riviste prestigiose come Madame Figaro. La incontrò ad un caffè parigino. Lei era seduta ad un tavolo e portava dei guanti bianchi. Con un coltellino colpiva lo spazio tra le dita della mano aperta e non si fermava nemmeno quando si feriva. Il suo volto rimaneva impassibile al dolore. Il pittore si fece regalare i suoi guanti insanguinati e li espose su una mensola del suo appartamento. Fu l'inizio emblematico del loro rapporto. Lei diceva: «Sono una donna che piange, sono la donna verde dei quadri del genio, sono l'idea stessa del dolore, il mio, il suo, il dolore del mondo». Dora poi corrispondeva fisicamente al tipo di donna che preferiva Picasso: formosa, bassa, bruna e con gli occhi azzurri. Era l'opposto di Marie-Thérèse e rappresentava la sfida intellettuale che Picasso stava cercando. Una fotografa elegante, colta, indipendente, figlia di un architetto croato che aveva vissuto in Argentina e parlava lo spagnolo. Questo non impedì a Picasso di interrompere la relazione con la Walter, per la quale ritagliò lo spazio del giovedì e della domenica, così da vedere anche la figlia. Iniziò così il rapporto con Dora. Una storia durata 7 anni in cui le mise sempre di fronte Marie-Thérèse, costringendo le donne anche a cenare insieme.
Oppure le faceva impazzire di gelosia ritraendole nella stessa posa, fino a portarle a scontrarsi fisicamente. Gli piaceva creare rivalità e gelosia tra le proprie conquiste. Provava un piacere immenso nel vedere le donne litigare per lui. Quando Marie Dora ebbero una lite su chi doveva essere la fidanzata ufficiale, invece di mitigare la situazione, Picasso le incoraggiò a passare dalle parole alle mani. L'artista raccontò: «Dissi loro che avrebbero dovuto battersela, così hanno iniziato a picchiarsi. È uno dei miei ricordi migliori». Dora dirà poi: «Non sono stata l'amante di Picasso, era solo il mio padrone. Solo io so quello che lui è. È uno strumento di morte, non è un uomo, è una malattia». Dora era la donna che piange, atterrita, in lacrime. La donna con il gatto, con il volto deformato da spigoli e diagonali, con gli occhi sbarrati e spiritati. Picasso raccontò: «Per anni lo ritratta in forme torturate, non per sadismo o per piacere, ma perché quella era la realtà profonda di Dora. Lamar disse: la gioia e la felicità non servivano alla sua arte, mentre con la tristezza, la sua e degli altri, dava il meglio». La presenza di Dora nella vita di Picasso fu indubbiamente molto stimolante per la sua produzione artistica. Fu lei a fare molta pressione a Picasso perché esprimesse la sua posizione dopo i bombardamenti di Guernica, ispirandogli quello che tuttora rimane un manifesto storico. Dora era lì a fotografare le fasi dell'opera in una serie di scatti che entrarono nel mito. Picasso traeva soddisfazione nell'umiliare Dora, tanto da convincerla ad abbandonare la fotografia per la pittura, campo in cui lei non poteva competere con l'artista, per poi sottoporla a continue critiche distruttive, come ad esempio quando le disse: «Tanti segni per non dire niente». La loro relazione durò quasi 9 anni. Dora Maar fu lasciata da Picasso, che nel 1943 aveva conosciuto un'altra donna. Dora cadde in una profonda depressione, soffriva anche a causa della propria sterilità, e ciò la condusse a essere ricoverata in una clinica psichiatrica. La nuova amante di Picasso era François Gillot, allieva amica di un pittore. Quando lui la incontrò aveva 63 anni e lei 22. François gli diede altri 2 figli, Claude e Paloma, e nei quadri di questo periodo tornarono i temi della madre con il bambino. Ma anche con François si riattivarono i meccanismi di attenzioni smisurate e crudeltà senza pari. Quando lei era incinta, Picasso l'adorava. Dopo le gravidanze, la rifiutava. Era gelosissimo. Voleva che lei si vestisse in modo monacale. Lei portava un lungo vestito nero, quasi come un burka. Intanto lui intrecciava relazioni con altre. Durante la loro relazione le aveva detto, indicandole la polvere sulle scale: «Vedi, tu per me conti come quella polvere». Una volta lei, scherzando, le disse che lui era il diavolo. E lui, con uno sguardo perfido, le rispose: «E tu sei un angelo uscito dalla brace, quindi mia sottomessa, ti marchierò». Avvicinò una sigaretta alla guancia di lei fino a toccarla, ma lei non batté ciglio e non gli diede nessuna soddisfazione. Lui alla fine disse: «No, potrei volerti guardare ancora in futuro». La Gillot durante il loro rapporto smise di dipingere. Lei affermò che non c'era spazio, non poteva occupare troppo posto e le tele sono grandi. Dopo 10 anni, la Gillot fece un gesto inaudito per Picasso: osò lasciarlo, aggiungendo che odiava la sua pittura. Picasso allora la minacciò: «Nessuno lascia un uomo come me». E lei rispose: «Aspetta e vedrai». E lui: «Pensi che la gente si interesserà a te? Nessuno lo farà mai per quello che sei». Picasso minacciò in seguito di boicottare i proprietari delle gallerie che esponevano le opere della Gillot. L'entourage di Picasso fece in modo che i giornali pubblicassero solo le recensioni negative dei dipinti della Gillot. L'artista le rese la vita molto difficile in Francia, ma lei riuscì ad esporre le sue opere anche in altri paesi. François non cedette, affrancandosi del tutto da Picasso, sposando un altro artista, da cui ebbe una figlia e da cui poi divorziò nel 61. Si risposò di nuovo nel 70 con Jonas Salk, lo scopritore del vaccino antipolio. Un matrimonio perfetto, fino alla scomparsa di lui nel 1955. La vita di François è stata costellata da continui tentativi di Picasso di riconquistarla, a volte raccomandandola senza che lei lo chiedesse, convincendo i galleristi a farla esporre. Tutto questo nonostante si fosse trovato un'altra compagna. Anche se non provava più nessun sentimento per una o per l'altra donna,
Picasso non riusciva a rinunciare all'idea che non avrebbero dovuto rifarsi una vita senza di lui. E così dava sempre delle piccole concessioni, in modo che nessuno uscisse dalla sua orbita. La Gillot pubblicò il libro Vita con Picasso, per cui lui la portò in tribunale, ma perse la causa. Lei riuscì a dimostrare che ciò che aveva scritto era vero, e inoltre il giudice ritenne che il libro fosse di interesse pubblico. François raccontò: «Le donne entravano e uscivano nella sua vita come lucciole attratte da una lanterna. Le fissava sulla tela, le usava sessualmente e quando era stanco le gettava via». L'idea che una delle sue donne potesse vivere più a lungo di lui lo faceva infuriare. Una volta disse a François: «Tu non vivrai più a lungo di me». A più di 70 anni Picasso andava ancora a caccia di donne. Può sembrare una frase maschilista, lo so, però dato il soggetto mi pare calzante. Le avvicinava, anche giovanissime, donando loro una statuetta di un uomo piccolo con un fallo gigantesco. L'incontro con l'ultima sua donna importante, diciamo, avvenne nel 1954 in Costa Azzurra, dove lui viveva da anni creando ceramiche. Era Jacqueline Roque, una ceramista di 26 anni, orfana e divorziata. Lui la conquistò inviandole una rosa al giorno e disegnando con i gessetti una colomba sul muro della sua casa, facendone impennare immediatamente il valore immobiliare. La sposò nel 1961, dopo la morte di Olga avvenuta nel 1955, da cui non aveva mai divorziato. Da inguaribile traditore quale fosse, Picasso continuò ad avere altre relazioni. Ma Jacqueline non lo lasciò mai e forse con lei trascorse il periodo più tranquillo della sua vita. Quando Picasso morì nel 1973, sembrò che quello che aveva seminato in vita continuasse a dare frutti avvelenati. Marie-Thérèse, perennemente innamorata di lui, era già stata abbandonata da anni quando Picasso morì. Nonostante questo, cadde in depressione e 4 anni dopo la sua morte si impiccò. Jacqueline cadde in una profonda depressione e 12 anni dopo la morte del marito si suicidò con un colpo di pistola. Dopo aver sbrogliato i complicati problemi di eredità di Picasso ed essere diventata miliardaria, d'ora che si era sottoposta a cure psicoanalitiche e a elettroshock, uscita dall'ospedale psichiatrico, si butta con tutta se stessa nella religione e dirà: «Dopo Picasso c'è solo Dio». Morì sola nel 77, dimenticata dal mondo, ma fedele a un patto con se stessa. «Tutti pensavano che mi sarei uccisa dopo il suo abbandono, anche Picasso. Il motivo principale per non farlo fu privarlo della soddisfazione». Ma in quel buco nero di nome Picasso non caddero solo le sue amanti, ma anche alcuni dei suoi parenti. La nipote, Marina Picasso, a causa della figura negativa e ingombrante del nonno, si ammalò di anoressia e entrò in psicoanalisi. Scrisse su di lui: «Un uomo che ha il volto di un vampiro sadico, che prosciuga le energie degli altri e se ne nutre per la sua arte per poi gettare via le carcasse con spregio. Il calore del fuoco ed il gelo del ghiaccio per fabbricare bellezza succhiava l'anima del mondo e delle persone per poi farne capolavori, così che le altre persone morissero in lui». Quando Marina aveva 6 anni, insieme al fratello Pablito facevano visita al nonno una volta a settimana. Il maggiordomo apriva loro la porta e chiedeva se avessero un appuntamento con il maestro. Spesso capitava che venivano lasciati fuori e invitati a tornarsene a casa, perché il nonno non aveva mai tempo per loro. Quelle rare volte che li riceveva facevano esperienze orribili. Picasso urlava contro suo figlio, il padre dei 2 nipotini, dicendogli che non era in grado di mantenere la propria famiglia, di provvedere ai figli. Lo sminuiva e lo denigrava davanti a loro. I genitori di Marina erano precipitati nella miseria e Picasso viveva nel lusso infischiandosene. Marina ricorda solo un atto di gentilezza. Quando al nonno girava bene, schiacciava le noci, le metteva dentro i fichi e imboccava i nipoti. Ma da grande Marina capì che quel gesto non era amorevole, ma un altro gioco perverso. Infatti il nonno li chiamava mendicanti. Più Picasso rigettava la sua famiglia e più i suoi familiari desideravano la sua approvazione e il suo affetto. Il nipote Pablito viveva la figura del nonno con soggezione, adorazione e frustrazione e dopo la morte dell'artista si suicidò con una bottiglia di candeggina.
Il figlio Paolo, che ricevette l'indifferenza e le mortificazioni da parte del padre, morì devastato dall'alcol. Marina, la nipote, definì l'effetto che Picasso aveva su chi lo circondava come il virus Picasso. Dopo la morte di molti familiari, Marina ereditò le ville e le opere di Picasso, di un valore inestimabile, che mise in vendita non per un bisogno di soldi, ma perché per lei rappresentavano un bruttissimo ricordo. Oggi è una donna serena con un marito e 5 figli e un impegno costante in attività di volontariato. Le donne di Picasso erano tutte diverse per carattere e origini, ma erano tutte accomunate dalla speranza di cambiarlo e di essere le uniche ad accaparrarsi il suo amore. Si ritrovavano invece umiliate, calpestate, prigioniere e innamorate del loro carceriere. Picasso diventava una droga per chi gli orbitava intorno, una droga che li dilaniava e che in astinenza, dopo il suo abbandono o la sua morte, li conduceva alla pazzia o alla morte. Ora che sapete da dove veniva l'ispirazione di Picasso per le sue opere, riuscite ancora a guardarle nello stesso modo? Lasciate un like se il video vi è piaciuto e se volete potete venire a trovarmi su TikTok, Facebook e Instagram. Io vi aspetto per il prossimo video dell'horror dietro la storia. Ciao!